Ancora attimi di tensione in pieno giorno e in pieno centro, l'ennesima lite infatti si è accesa ai giardini della Porcinaia, a pochi passi dalla stazione di Arezzo. Il violento diverbio sarebbe poi degenerato culminando nel sangue con un accoltellamento in via Vittorio Veneto. Si ha paura? Insomma, certo, perché è gremito di persone in qualche modo. Sull'episodio sta indagando la polizia locale di Arezzo, che per il momento mantiene il massimo riservo. Protagonisti dell'aggressione, stando alle prime indiscrezioni, sarebbero due migranti. Ad avere la peggio nella lite invece sarebbe stato un cittadino tunisino che ha riportato un polmone perforato. Ancora non si conoscono i motivi alla base dell'acceso diverbio, ma indubbiamente l'episodio ha riacceso i riflettori sulla questione sicurezza. Non è una bella zona, è Vittorio Veneto, la zona di Saione, ma anche qua i nostri giardini sono diventati, diciamo, un luogo non molto sicuro per le famiglie, per le donne. C'è una certa preoccupazione per i fatti che succedono, anche se poi Arezzo, diciamo, mediamente possiamo essere un pochino meno preoccupati di altri posti, però per come eravamo abituati, diciamo che un pochino, insomma, la situazione è preoccupante. Intanto ad Arezzo resta al centro del dibattito politico, ma non solo, la richiesta dell'amministrazione comunale di intervento dell'esercito nel quartiere di Saione, uno dei più difficili della città, a pochi metri di distanza dai giardini del Porcinai. La sicurezza non è mai troppa, sa? Perché la sera, quando comincia a far buio, io incomincio a chiudere qualche porta. Non era così una volta.